Buongiorno, oggi faremo vedere come si fanno le ciambelle e le bombe fritte, che si fanno con lo stesso impasto dei cornetti, che vi avevo detto anche l'altra volta, comunque la dose ve la ridico un'altra volta. Allora, 1,5 etto di zucchero, 1,5 etto di margarina, 10 grammi di sale, i profumi come vaniglia, ce la potete mettere benissimo, un po' di aroma limone, se ce l'avete, se no non fa niente. Poi, come lievito, su 1 chilo di farina ci vanno sui 40 grammi, 4 uova e 1 chilo di farina quella forte. Mettete tutto nel robottino, tutto insieme, l'acqua quanto basta sempre, l'acqua ne mettete un po' alla volta, come se l'assorbi mettete l'altra, fino a che viene un impasto abbastanza sostenuto. Tanto è lo stesso di quello dei cornetti. Poi metto il link sopra e lo vedete. Allora, adesso andiamo a fare le ciambelle. Prendo un pezzo di impasto allo spessore di quasi 1 cm, deve essere bello spesso. Poi con il coltello si tagliano delle strisce. Queste larghe 1 cm, 1,5 cm, si allungano in questa maniera. Ecco fatto. Si chiude qui con un pizzicotto, si allunga un po' la pasta e si chiude. Queste poi andranno lievitate, devono raddoppiare il volume, e poi fritte, che vi faccio vedere come si fa. Allora, queste sono le ciambelle. Per le bombe è più semplice, prendete uno stampino tagliapasta e sempre della stessa altezza delle ciambelle andiamo a stampare. Vedete, queste sono ancora più semplici, e queste sono le bombe. Vanno lievitate, raddoppiate di volume e fritte. Adesso andiamo a friggere, andiamo a fare lievitare, poi le friggeremo. Vi faccio vedere anche la temperatura dell'olio come deve essere. Ci vediamo dopo. Allora, ecco qua le nostre ciambelle e bombe lievitate. Vedete, si sono raddoppiate di volume. E adesso le andremo a friggere. Allora, l'olio deve essere olio di semi, di girasole, e deve stare sulla temperatura di sui 170 gradi. Adesso le metteremo qua nell'olio. Queste bisogna prenderle proprio con delicatezza, se no si rompono. E con una cucchiarella col manico fino fino, sennò può venire pure di qua. Vedete come già prendono colore? Adesso le giriamo. Se vedete che l'olio è troppo alto, ovviamente l'abbassate, tanto se sta a 170 gradi lo fate rimanere così. Poi andranno nello zucchero proprio quando sono bollenti, perché se sono fredde poi lo zucchero non si attacca più. Allora, risolviamo, sono pronte. Vedete come sono dorate, come sono belle. Quando vengono bene si devono avere questa striscia qui. Adesso andranno impanate nello zucchero. Adesso
come si attacca, perché sono bolletti, se ci aspettate che si freddano non si attacca più. E per le bombe è la stessa cosa, soltanto l'unica differenza è che dopo vanno riempite con la crema, però la frittura e il procedimento è sempre questo. E queste sono le bombe, le ciambelle finite. A friggere diciamo che è semplice, mi raccomando quando fate l'impasto che deve essere bello asciutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ed ecco anche le bombe. Tanto il sistema è lo stesso, come dicevo prima, la differenza è che queste qua sono riempite con la crema o con la cioccolata o come volete.